l'Istituto di Credito Sportivo innanzitutto è partner istituzionale di questo evento e quindi ha creduto in questa iniziativa, prego dottore, ma diciamo porta anche una testimonianza diversa, cioè come il mondo dello sport può interagire su aspetti ambientali e può interagire con iniziative anche di responsabilità sociale legate appunto a un argomento così importante e vitale per l'esistenza di tutti. Prego. Grazie, grazie della presentazione, buongiorno a tutti, a quelli che sono qui presenti, ai tanti che credo ci ascolteranno, ci vedranno collegati, specialmente ai ragazzi delle scuole, penso che sia il primo pensiero si debba proprio a loro, certo, che rappresentano per noi un punto di riferimento, speriamo non soltanto negli auspici ma anche negli impegni che assumiamo, nelle decisioni che prendiamo e anche nella capacità di ascolto rispetto alle loro ambizioni di poter avere un futuro meno compromesso a disposizione. Mi ricordo che qualche mese fa, nell'ambito di una presentazione di un libro, noi ogni mese presentiamo un libro all'Istituto per il Credito Sportivo, che poi in effetti dovrebbe completare la sua denominazione in sportivo e culturale, in un progetto che abbiamo chiamato Allenamente, che è un tema non secondario, cioè quello di occuparci non soltanto dei temi pratici ma anche dell'allenamento delle coscienze. Una banca pubblica come la nostra, che è nata sulle infrastrutture, quindi sugli aspetti più materiali, potersi concentrare su quelli che gli anglosassoni chiamano gli intangibles è molto importante, perché probabilmente è il vero presupposto sul quale poggiano le infrastrutture poi fisiche. Un libro che abbiamo presentato del professor Cassese aveva un titolo suggestivo, Un tempo il futuro era migliore, che può sembrare anche una contraddizione in termini, ma non lo è evidentemente, non soltanto per la lucidità della persona che l'ha scritto, del professionista, ma proprio perché effettivamente chi ha vissuto della nostra generazione poteva guardare al futuro con una qualche fiducia e anche nell'inconsapevolezza di un presente che cambiava in maniera lenta. Adesso è tutto vorticoso, è compromesso o compromissibile, e dobbiamo qualcosa in più appunto ai ragazzi che oggi appartengono alla generazione sotto i 10 anni o comunque sotto i 20 anni. Che dire, intanto il ringraziamento per chi ha organizzato, quindi anche Manuela Trombetta in primo luogo dal punto di vista della struttura organizzativa e tutto il suo grande impegno attraverso Fair Play for You, che è un progetto che abbiamo sposato dal punto di vista proprio del principio educativo, che non è secondario. Secondo, per il tema che però non vorrei, come ha detto il Presidente Laporta, con il quale cerchiamo collaborazione sistematicamente, reciprocamente, che non sia soltanto un tema di questa giornata, la 30ª, ma che questa sia soltanto la modalità attraverso la quale rilanciamo un impegno quotidiano negli altri 364 giorni. Per una banca come la nostra, che non soltanto perché è pubblica, ma perché ha scelto di essere una banca sociale per lo sviluppo sostenibile del Paese attraverso lo sport e la cultura, questo tema, come il tema in generale dell'ambiente, è quotidiano, deve essere quotidiano. Come? Cercando di fare bene il nostro mestiere, non soltanto attraverso misure finanziarie, attraverso servizi che offriamo alle comunità sportive e culturali, ma anche attraverso attività che riguardano proprio la formazione, perché altrimenti rischiamo che su questo argomento ci parliamo molto, ma non riusciamo a uscire definitivamente dal circolo vizioso, che non è virtuoso, delle parole e degli impegni che poi non trovano attuazione. Lo sport di per sé stesso, tra l'altro, mi dispiace che per ragioni personali, insomma, mi ritrovo un po' da solo a rappresentare lo sport anche impropriamente, perché la nostra è la banca dello sport e della cultura, ma so che l'impegno delle istituzioni sportive sul tema ambientale, quindi non soltanto sul tema dell'acqua, è significativo, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare di più, perché io credo che tra l'altro un patto, un'alleanza formalizzata tra lo sport e i temi ambientali, acqua compresa se non per prima, può in qualche maniera rappresentare lo sviluppo di una coscienza critica che in questi anni è mancata, se non nei momenti speciali delle giornate come queste. E invece abbiamo bisogno che questo tema diventi un compagno di viaggio, appunto, di una coscienza che imprima una svolta nei comportamenti, nella capacità di ascolto, nella determinazione degli obiettivi, nell'attivazione degli strumenti, cosa che avviene poco.
e quindi faccio il mea culpa e me ne assumo la responsabilità proprio perché mi ritrovo insieme a voi in questa giornata, che però deve essere semplicemente lo stimolo attraverso il quale domani dimostriamo, in attesa della 31ª giornata sull'acqua, che cosa abbiamo fatto, quanti impegni vogliamo assumerci. L'acqua non può essere descritta ulteriormente, è ragione di vita, è il modo attraverso il quale questo pianeta sopravvive, perché fa fatica a vivere bene. Per lo sport è un fatto di vita per molte discipline, non soltanto per l'organismo umano, e quindi lo sport è fatto per le persone, ancorché oggi lo sport viva anche di virtualizzazione. Ma è evidente che a partire dal nuoto, ma ce ne sono tante di discipline che vivono di acqua, dal nuoto al golf che vive di acqua, perché bisogna comunque innaffiare gli impianti, magari anche vincendo qualche leggenda che nel tempo è stata, per fortuna, che era realtà, che è stata superata, e cioè la capacità di dimostrare il rispetto che lo sport porta all'acqua attraverso mille testimonianze, che siano testimonianze di promozione di un consumo responsabile piuttosto che testimonianze di una gestione razionale dell'acqua e di rispetto dell'acqua rispetto all'ambiente, rispetto all'utilizzo di sostanze chimiche. E adesso quindi, l'Italia con la Ryder Cup potrà mostrare... Sono temi molto importanti che questo. La banca sta cercando di sviluppare a vario titolo. Vi faccio due esempi perché sono esemplificativi. Il sostegno all'industria dell'acqua, a partire dalle piscine. Sappiamo quanto di questi tempi una incapacità di interpretare un modo differente di gestire il tema energetico stia creando grandi difficoltà alla filiera dell'acqua, delle acque delle piscine. In piscina, tra l'altro, non vanno soltanto i nuotatori, vanno i tuffatori, i pallanuotisti, chi fa nuoto sincronizzato, chi fa nuoto pinnato, cioè sono tante le discipline. E tutte vivono la stessa difficoltà. Perché? Perché in Italia, in generale, solo il 20% delle infrastrutture sportive è efficientato dal punto di vista energetico, e questo si ripercuote tanto più laddove c'è l'acqua, che ha bisogno evidentemente di essere riscaldata. E quindi che cosa possiamo fare? Stavolta non perché crediamo in maniera convinta, ma almeno per convenienza, cambiare ritmo sul processo di trasformazione degli impianti energetici delle piscine, non soltanto delle piscine, degli impianti sportivi, da tradizionale a rinnovabile, il più possibile, perché c'è la possibilità di utilizzare tutta la filiera del solare, c'è la possibilità di utilizzare ancora di più tutta la componente della razionalizzazione delle infrastrutture, appunto, energetiche. Il geotermico stesso non è un'opzione da scartare, e questo riguarda le piscine, dove tra l'altro anche l'utilizzo razionale dell'acqua, secondo me, merita di essere ricordato quotidianamente. Io porto un esempio in questo segmento di una realtà socialmente rilevante, la Palestra della Legalità, che tra l'altro ha un ulteriore significato, quella di un impianto, di un'infrastruttura sottratta alla criminalità organizzata, affidata ad una IPAB che merita di essere, appunto, ricordata, perché è quella che gestisce anche l'impianto calcistico del Monte Spaccato. Questo impianto è ad Ostia, in particolare, e hanno messo un contatore del tempo delle docce. Dice: vabbè, ma ci parli di problemi banali, ma a volte no. Bicchiere dopo bicchiere si raggiungono, certo, anche degli obiettivi. Ma oltre a razionalizzare il consumo dell'acqua delle docce, l'impianto diventa educativo, perché è educato dal punto di vista ambientale e anche nel rispetto proprio di questa dimensione che è quella dell'acqua. Tutti i soggetti che frequentano questa palestra, che deve essere educativa per definizione anche per la sua genesi, possono farsi la doccia per 2 minuti, e in 2 minuti devono trovare il tempo della soddisfazione di dare uno scopo, un senso, appunto, alla doccia. Probabilmente anche quando torneranno a casa chiuderanno prima il rubinetto, no? Useranno la doccia di casa in maniera più razionale, probabilmente verranno educati. Cioè, in assenza di un'educazione scolastica, che è sempre il grande tema incombente su ognuno di noi, che lo sport, in questa logica di patto, riesca a dare messaggi positivi. Il golf,
che storicamente si è caratterizzato o era caratterizzato dall'utilizzo di fertilizzanti che poi creavano problemi non tanto al verde quanto alle falde, no? Hanno trovato nello sviluppo, soprattutto internazionale, poi importato in Italia, hanno sviluppato delle macroterme che risparmiano dell'80% l'utilizzo dell'acqua, e quindi non utilizzando più se non molto limitatamente fertilizzanti e consumando molto meno acqua e avendo comunque quello che serve, cioè un prato sempre verde. Vuol dire che c'è molto da fare, possiamo farlo, dobbiamo impegnarci, e l'impegno che prendo oggi a nome anche del sistema sportivo, che cercheremo la prossima volta di trovare tutto riunito su questo palco, perché sono convinto che questi appuntamenti, certo, siano utili, è quello di dimostrare quanto abbiamo fatto nei 12 mesi, dalla 30ª giornata alla 31ª.